L'emergenza è inquinamento in Italia. Da Milano, dove la situazione è sempre grave, l'allarme si è esteso a Genova, Torino, Trieste. Rilievi sono in corso anche in altri capoluoghi per stabilire il tasso di anidride solforosa e biossido d'azoto nell'aria. Cominciano a scattare intanto i provvedimenti decisi dalle amministrazioni. I primi ad entrare in vigore saranno proprio quelli che riguardano Milano. Milano, città pericolosamente inquinata. Un problema che riguarda le autorità, certamente, ma soprattutto i cittadini che, nonostante l'emergenza, con lo smog devono continuare a convivere. Ma come sta reagendo la gente di fronte a quest'ultimo allarme ecologico? Lo abbiamo chiesto a chi abita a Viale Marche, una strada considerata molto inquinata e oggi ribattezzata via biossido d'azoto. Come ci si sente? Male. È una camera a gas. Male. Mal di tosse che ha due mesi, che non si riesce neanche a respirare proprio. È brutto perché siamo qui tutto il santo giorno, soprattutto in questo incrocio che il traffico è bestiale, per cui assorbire tutto questo inquinamento è terribile. Secondo lei è possibile porre rimedio a questo inquinamento di Milano? Sì, lentamente, magari con dei provvedimenti, seppur difficili, sofferti per qualcuno senz'altro. I milanesi sembrano d'accordo. Contro lo smog i nuovi provvedimenti sono un male necessario. Sabato e domenica scorsi sono stati venduti rispettivamente 40.000 e 65.000 biglietti in più della metropolitana. È una conferma questa che il buonsenso prevale, anche se a questo punto, lo ha detto il sindaco Pillitteri, l'autoregolamentazione non basta più. Gli appelli servono, soltanto che servono anche le misure che abbiamo preso. Secondo me, in questo momento eccezionale, dovuto a questo clima, dovuto a questo ristagno nell'atmosfera senza vento e senza pioggia di sostanze inquinanti, queste misure dovrebbero servire a difenderci un po' di più. Abbiamo sentito i pareri dei cittadini, vediamole quali sono in concreto proprio queste misure prese dalle autorità per l'inquinamento a Milano. Nelle ultime ore l'anidride solforosa dei riscaldamenti ha bucato continuamente il secondo limite di guardia, la cosiddetta soglia di attenzione posta a 500 microgrammi per metro cubo, volando verso l'allarme rosso. E il primo provvedimento annunciato oggi dalla Giunta Comunale di Milano riguarda proprio il riscaldamento, con la conferma dell'ordinanza del sindaco bocciata lo scorso anno dal TAR. Il combustibile deve essere a basso tenore di zolfo, entro lo 0,3%. Gli impianti devono essere adeguati, niente più carbone. Termine massimo il 15 ottobre. Da subito il riscaldamento non deve superare i 20 gradi. Il risultato sarà ottenuto con un rigido orario di accensione elaborato dal comune. E da subito parte la raffica di ordinanze per il traffico. I provvedimenti entrano in vigore. All'inizio ci sarà ovviamente un po' di tolleranza. Nessun autoveicolo superiore ai 35 quintali potrà varcare la cosiddetta circonvallazione della 90-91, fatta quindi salva alla dogana in attesa di essere trasferita a Segrate da 25 anni. Vietata la sosta ai tir su tutto il territorio comunale, centro storico interdetto anche alle auto di altra provincia. Per limitare il viavai quotidiano dei circa 20.000 furgoncini merci, il carico e lo scarico sarà consentito solo prima delle 9 del mattino e tra le 12 e le 15. Tutte le autolinee in concessione dovranno arrestarsi ai confini della città. Saranno bloccate a vista le auto che emettono fumi neri. Dunque domattina buona parte delle misure sarà già in vigore quando il ministro dell'Ambiente Ruffolo e quello delle aree metropolitane Tognoli saliranno qui a Palazzo Marino. A loro il sindaco Paolo Pillitteri chiederà che il governo faccia la sua parte.